Una prospettiva nuova sulla grande lezione del surrealismo all'insegna di ideali radicali di libertà e cambiamento. La collezione Peggy Guggenheim ha inaugurato la nuova mostra Surrealismo e magia, la modernità incantata, un'esposizione che parte dalle opere già presenti nel Museo Veneziano, ma che amplia e rinnova con forza il discorso sul movimento artistico e culturale che ogni giorno scopriamo essere più attuale che mai. La curatrice Gragina Subelite. Il progetto nasce anche da questa voglia di valorizzare alcune delle opere del movimento di surrealismo che abbiamo nella nostra collezione, come ecco la vestizione della sposa dell'artista di origine tedesca Max Ernst dietro le mie spalle. È un quadro del 1940 e direi che fu anche il quadro più esoterico della collezione in assoluto. I dipinti e la figura di Ernst giocano un ruolo chiave nella storia della collezione e della mostra, ma l'aspetto più interessante della nuova esposizione è il modo in cui il surrealismo viene raccontato, andando oltre le letture classiche e aprendo nuovi spazi di interpretazione. La direttrice della collezione, Carol Vail. Il surrealismo ha una grande parte nella collezione di Peggy Guggenheim, lei ha sempre amato gli artisti surrealisti e poi una cosa molto bella è che ci sono molte artiste donne che fino ad ora forse non sono state tanto riconosciute o non abbastanza riconosciute, dunque questo anche per la mostra e per noi è un gran momento. Cruciale in questo senso la riscoperta del lavoro di Leonora Carrington. La sua sala dipinta di rosso nella sezione centrale della mostra è una vera meraviglia di visione pittorica e vertigine creativa, confermata anche da una delle opere più affascinanti del percorso, una scultura di donna gatto che al tempo stesso aliena e sorprendentemente familiare. Accanto alla Carrington poi brilla anche l'opera di Leonor Fini. Le sue donne sono forti, ibride, senza nessuna paura e gridano chiaramente la propria autonomia da ogni forma di controllo. L'idea principale del movimento era quella della libertà, più che altro libertà spirituale, contro i valori tradizionali. Quindi più donne si sono aderite al movimento di surrealismo che a qualsiasi altro movimento della prima metà del XX secolo. In mostra, accanto a Giorgio De Chirico o Victor Brauner, altre artiste donne, come Remedios Varo, con le sue figure sospese oltre il tempo, o Dorothea Tenning, con i suoi corpi tra l'umano e il naturale. E un altro dei vertici dell'esposizione si raggiunge di fronte a un meraviglioso Magritte, che non a caso è intitolato La magia nera. Freud definisce la magia come una specie di onnipotenza del pensiero, quindi sottolinea il fatto che i nostri pensieri, i nostri desideri possono essere abbastanza forti per proprio influenzare la nostra realtà. E così i surrealisti hanno iniziato a vedere se stessi come dei maghi che possono cambiare il mondo. E un po', alla fine del percorso della mostra, a cambiare anche il nostro modo di pensare la pittura. Davanti a Domani e mai di Kay Sage, moglie di un altro artista esposto come Yves Tanguy, si può solo fermarsi a contemplare il mistero della rappresentazione e la sua capacità alchemica di sussurrare a ciascuno di noi qualcosa di profondamente personale, qualcosa che ci riguarda direttamente. La mostra resta aperta al pubblico a Venezia fino al 26 settembre, per poi spostarsi al Museum Barberini di Potsdam, con il quale è stata progettata.